Cosa fa un gatto fuori dall'edicola? Aspetta che esca Topolino. Oggi daremo un'occhiata a persone che non hanno ottenuto quello che si aspettavano. Sì. Guardiamo i video, va. POV, hai 11 anni e stai tirando i palloncini d'acqua addosso alle macchine, ma ti si ritorce contro. Try to hit a car. Wait for it. Allora, vi posso dire una cosa? Nascondersi non aiuterà. Allora, tipo, si stava facendo i cavoli suoi. Probabilmente aveva anche un telefono in mano. E boom! Arriva un palloncino dal nulla. Io non saprei come reagire in una situazione del genere. Fatevelo dire, perché da una parte sarei un botto arrabbiato, ma dall'altra parte direi: complimenti, me l'hai fatta, mamma mia. Avere due braccia uguali. Avere un milione. Due braccia uguali. No, poraccio. Questo è quando esprimete il desiderio dal genio della lampada, che tipo ve lo fa letteralmente, eh? Cioè, hai chiesto questo, ti do due braccia uguali, punto. Però raga, se ci pensate, gli è andata bene, eh? Poteva chiedere di avere il pene lungo come un braccio. Lì sarebbe stato un po' problematico. Un gatto con un gioco. No, mi sono sentito giudicato anch'io. Questo gatto è arrivato e ha fatto: tu vorresti che io giochi con questo? Mi fai schifo. Che poi vi posso dire, effettivamente, questi giochi, se non c'è un gatto che tipo gli corre dietro, sembrano davvero stupidi. Forse questo gatto ha capito e ha detto: no, non ci giocherò. That's why I love Nestle Crunch. So, I don't know what he just did, but I'm gonna try it. Ok. Just fucking lean with it, rock with. Le sue dita hanno fatto shy. Si è ripiegato. Vedete, questo è come mia madre piega i vestiti, uguale come fa lui. Il dottore: come hai fatto a dislocare tutte le tue dita? Beh, guardi, è iniziato tutto da questo TikTok. Non hai cantato la canzone all'inizio. È per questo che non ha funzionato. Io che stavo semplicemente cercando di fare un video carino. Ed è una botta palese. Dai, ti ha fatto un regalino. Dai, ci sta. Non capisco dove sia il problema. Anzi, almeno te l'ha appoggiato vivo. Cioè, raga, non so voi, ma preferisco un topo schiaffato in faccia vivo che morto, ve lo dico. Gli ha fatto tipo: surprise, motherfucker. Uno scoiattolo. Penso che questo sarà il video del perché. Ah! Esatto. E è per questo che vi dicono di non dar da mangiare agli scoiattoli, perché alcuni sono cattivi. Cioè, raga, guardate qua che faccia da infame che c'ha sto coso. Che ti fissa pure dritto negli occhi dopo averti morso, eh. Questo era premeditato dall'inizio, ve lo dico. Uno dei video più divertenti che abbia mai visto. So us teachers would never ask you students to do anything we wouldn't do ourselves. Holy crap. Scusi, noi come studenti dobbiamo fare questo, quindi. Cioè, ovviamente lo ha fatto, ma non sono sicuro di volerlo fare anch'io, eh. Tutti quanti, tra l'altro, scioccati nei dintorni. Ma grazie al cavolo non dice niente. Ma non ho capito qual è il punto di questo video. Cioè, che cos'è che dovevano fare? Qualcuno me lo spiega. Cioè, doveva essere una sorta di roba tipo bungee jumping, non capisco. Che poi, regà, sentite il rumore che ha fatto quando è atterrata. Tagliare il vetro in maniera soddisfacente. Mai spaccato, fra. Come hai fatto col vetro? Mi hai fatto diventare Maranza slash Boro. Tutte e due insieme, assurdo. Cioè, io mi sono fidato di questa persona e lui mi ha fatto questo, vi rendete conto? Pensavo che fosse un bastoncino d'incenso. What the fuck? Sapete che c'è? Mezzo me l'aspettavo. Me l'ha un po' spoilerato, dai. Che bello comunque. Prende, accende. Le stelline. Io sarei più che contento, sinceramente. Non so voi. Io tra l'incenso e le stelline, assolutamente le stelline tutta la vita, eh. Mia madre che compra strozzate su Shein. Guarda, questo è il famoso sparafiori su Shein. Vuoi vedere, mamma, come funziona? Vuoi vedere che belle rosine? E che sta a cima? Esce per sotto, ma l'arma degli mortacci degli cinesi. Regà, ve la posso far vedere una cosa? Vediamo se ce l'ho ancora. One eternity later. No, ok, non l'ho trovato, non so dove sia, ma ho le prove di averlo preso. 30 maggio 2021, ancora prima che fosse famosa come cosa. Eccolo qua, regà, Cadiblock, distributore di schiuma di sapone PET, fiore vuoto, formazione di schiuma, bottiglia di sapone liquido, prende mani, contenitori di plastica Prem. Vi promettono i fiorellini? Col cavolo, mi ha fatto la stessa identica cosa. Io non ho visto nessun fiorellino, manco uno, mamma mia. Ho buttato soldi a caso. 15 euro ai tempi mi è costato, 15, regà.
Capisco benissimo la signora ed è anche per questo che non manco riso proprio per nulla, perché c'era più sofferenza che altro a vedere questo video, ve lo dico. Una signora al mare. Non è mai una buona... Esatto. Che cosa ti aspettavi? Bueno. Muy tranquila no está. Non so che cosa ha detto, ma ha assolutamente ragione. Dai raga, ho visto troppi video di persone che si mettono a fare sta roba e finisce male. Era palese. Stavi pure vedendo l'onda che stava arrivando, cioè te lo sei chiesta? Un barbiere? Ah. Ok. Sembra un po' fake, se devo essere sincero. Wow. Anche il barbiere ci è rimasto tipo, oh no. Allora, no raga, è fake. È comunque fake perché potete vedere che tipo magicamente gli appaiono le cose prima che tagli, prima che passi con la lametta, eh. Però ci sta, dai, secondo me. Più che altro per fare un TikTok hai fatto questa cosa. Cioè ti sei rovinato praticamente i capelli per le prossime 3 settimane. Genio! Suppongo questo ed altro per il content, raga, che ti posso dire, boh. Quando il tuo matrimonio è tra una settimana e quindi cerchi di abbronzarti. Oh, mamma mia. Vabbè, però pure tu che ti abbronzi con sto robo, ma che cosa ti aspettavi? A parte il fatto che ora che ci penso si sposa. È un mio iscritto questo, c'ha 14 anni. Ma che cavolo sta dicendo che si sta sposando? Ma vedete, in realtà ne ha tipo 30 come me. Alla fine, lasciamo stare, raga. Cioè, vi rendete conto che tra mezzo anno sarò più vicino ai 30 che ai 20? Questa cosa è terrificante, mio Dio. E poi adesso mi avete fatto venire il dubbio, terrificante o terrorizzante? Mamma mia, l'altra volta mi avete rotto le palle così tanto. Principio passato di terrificare. Il Brunatorix è terrificato. Terrorizzato? No, terrificato. Questo qui sarà il muro della vergogna da oggi. Shame. 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 Cioè io qua mi invento le parole, io creo parole nuove per aiutare la lingua italiana. E voi che avete anche il coraggio di dirmi cose. Raga, sono così avanti con l'italiano, così tanto. Mo tipo tirano fuori tutte le cavolate grammaticalmente scorrette che ho detto in tutta la mia carriera. Lasciamo stare. Però almeno in questo caso che non avevo tutti i torti, sapete che c'è? Mi prendo il merito. Degli skater. Si è rotto la scarpa. Come cavolo ho fatto? No vabbè, ma complimenti. Cioè mi aspettavo di tutto, ma non questo. Vedete, qui ha preso le Nike Air un pochetto troppo alla lettera. Ben ventilate però, eh. Qua non potete dirgli nulla. Ecco cosa succede in uno scontro frontale a 15 km orari. Wow. Raga, non l'avrei detto che è così potente. Cioè mi aspettavo sì, ok, un pochetto in avanti, ma non così tanto. Cioè effettivamente se ci pensate, quant'è che corre una persona? Quanto corre veloce? 10 km orari in media, non lo so, una roba del genere. Quindi sì, se tipo io arrivo e sbatto contro qualcuno di corsa, potrebbe far male ora che ci penso. Tra l'altro, raga, la tipa dietro le ha rigirato la testa. Posizione, raga, si è girata di 180 gradi. Abbiamo chiesto un passaggio a questo signore. In questo modo i miei hater possono vedere quanto sto andando bene nella vita. Che non sembra, sinceramente. We're almost there, sir. Così non batta. Hold on, bitch! Wait! Oh, no. Però sta continuando a provare a bere lo champagne. There we go. Oh, sorry, a little bump. Vabbè, ma a sto punto lo sta prendendo per il culo, raga. Non è possibile. Oh no! È caduto! What the fuck? Wait! Raga, mi ha fatto yoga. La certa gli ha pure chiesto: ti sta piacendo la tua bevanda? Come se non sapesse cosa stesse facendo in quel momento. Questi sono quei video di cattiveria nascosta che io vi giuro adoro. Sono troppo belli, mamma mia. This is what I wanted, ok? Uh-huh. This is the pastels. And this is what I got. Vi posso dire una cosa? Mi aspettavo una versione brutta di questa torta, però per dire. Dai, ma qua il pasticcere gli ha letteralmente droppato una no you. Ma io non gli davo i soldi, ma che cavolo stai facendo? Regà, non è possibile che l'abbiano fatto sul serio. Cioè questo qui l'hanno fatto per il TikTok per forza. Cioè non ci credo che ci sta gente così stupida. Dimmi pure che gli hai lasciato la mancia perché ha detto: oh guarda che bello, è uguale all'originale, wow, sembra una foto. È normale questa cosa? You guys, I got jaw filler and it looks really good. Until I fucking open my mouth. Lo fa? Wow, non l'avrei detto. I look like handsome Squidward. What the fuck? Cioè, guardate qua, cioè, c'ha la mascellona da Chad pure con la bocca aperta. Che grande. Per me ci sta. Sapete che c'è? Secondo me va bene pure così. Magari è temporaneo, col tempo gli passa, non lo so. Sei pronta a respirare sott'acqua.
faccia e branchie. Mamma mia, raga, certe volte nei commenti una tale cattiveria che non avete idea. Non è mai una buona idea. Mai una buona idea fare questo. Oh damn. La sua reazione però mi è piaciuta un sacco. Oh damn. Oh damn. Oh, sto per morire. Ha accettato la sua fine ed è giusto così. Proprio come voi accetterete.